banana split for my baby, a glass of plain water for me. Dal centro commerciale Conè, ventesima edizione Guida Magnarben, siamo con Cristiana Sparvoli, giornalista della Tribuna di Treviso, ma storica collaboratrice del Club Magnarben. Forse posso aver dato un piccolo contributo, certo. Non lo so, penso che abbiamo fatto tante belle cose insieme, penso alle cene che abbiamo organizzato insieme, a tavola con cima per tutte, è stata la più bella esperienza, vero? Una bella esperienza, una manifestazione sicuramente itinerante tra l'altro del Veneto. Sì, mi hai fatto conoscere tante cose che non sapevo, quindi è stato come dire un do ut des, per cui ti ringrazio di avermi aperto un mondo che in effetti a me era ancora un po' limitato, io mi limitavo alla provincia di Treviso, tu mi hai aperto il mondo dell'Alpe Adria. Ecco, visto che parliamo di provincia di Treviso, la ristorazione della provincia di Treviso. Allora, sta andando benino, ma può fare di più. Lo ripeto in tutti i luoghi, in tutti i posti me lo chiedono. Io non credo che ci sia un problema di idee, c'è un problema di coraggio, secondo me, il coraggio di investire, di credere che comunque la ristorazione è un volano di economia. Credo si faccia un po'. Treviso, città, lo sta dimostrando, stanno aprendo molte nuove realtà ristorative perché hanno capito che comunque la città in questo senso ha bisogno, ha voglia di rinnovarsi. Coraggio, io credo che solo questo abbia coraggio e avanti allora. Coraggio, coraggio e anche ovviamente buoni investimenti, chiaramente. Ultima domanda, nuovi progetti con i libri? Sì, col Magnarben. Col Magnarben spero che di fare quello che avete fatto a Conegliano, speriamo di farlo a Treviso, no? Sì, speriamo di iniziarlo presto a Treviso, però poi mi sembra che ci sono altri tuoi libri in lavorazione. Sì, dai, sto lavorando al libro della mela, Cogli la prima mela, tutto sul mondo della mela, tutto, un'antologia sulla mela. Di quale territorio? Trentino, e Alto Adige e il Bellunese, che dove ci sono proprio delle realtà melicole molto importanti. Molto importanti, sì, è un libro interessante per scoprire anche il mondo delle mele, di cui se ne parla poco probabilmente. No, e tra l'altro è molto usata in cucina, ho selezionato qualcosa come una cinquantina di ricette solo con la mela proprio per far capire quanto versatile è in cucina questo frutto, che è poi il frutto della tentazione, tutto è cominciato con una mela. Bene, grazie Cristiana, qui dal centro commerciale Conè, un saluto a tutti quanti. Cristiana Sparvoli. Ciao. Maurizio Potocinic. Spray the whipped cream for at least an hour, pile it as high as the Eiffel Tower, loaded with nuts about 16 ton, top it with the pizza just for fun, banana split for my baby.